Eccoci qui, cari naviganti, per un nuovo video, o meglio, per un nuovo brainstorm, questa volta approfittando delle leggendarie di Jumpstart 2022. Diciamo che questa volta, in questo Jumpstart, non siamo stati così fortunati, anche se, a ben guardare, ci troviamo di fronte a qualcosina di abbastanza particolare. Ma come sempre, non sono solo per questa disamina a tutto tondo di questa leggendaria, perché con me c'è Demetrio del Bazar di Via Latta. Salve. Ciao Demetrio! Eccoci qua, siamo di fronte a una creatura, carina nella grafica sicuramente, sì. Perché quest'arte è molto particolare, ma offre un qualcosa che è del tutto inaspettato. Ah beh, certo. Perché anche perché ci permette di fare un po' tutto quello che vogliamo con le terre neve, ma anche di picchiare molto forte con lui. Sì, ma la cosa incredibile è che io inizialmente, quando ho visto lo spoiler, adesso poi andremo nel dettaglio, tra l'altro ringraziamo come sempre Traduzione MTG Italia che ci fornisce la versione tradotta in italiano di questa carta, all'inizio la guardo e dico: ma sì, i permanenti neve ci sono, le terre e poco altro. E adesso invece, se ci seguirete nel video, vi renderete conto che voi potete tranquillamente ficcare 99 permanenti neve o quasi all'interno del vostro mazzo, quindi rendere le abilità di questo Isu molto molto efficace. Ma andiamo con ordine, come sempre, nella nostra valutazione, e vi raccontiamo le sue abilità, le sue caratteristiche. Per questa creatura leggendaria, che è uno Yeti, tra l'altro una tribe anche poco vista all'interno di Magic, quindi anche curioso come tipo di scelta di generale, ma assolutamente in flavor, abbiamo una carta che costa 3 generici e 2 blu e ha 3 abilità, giusto per avere un po' di testo spesso nella carta, tanto per far venire matta gente come me che ha bisogno di 2 paia di occhiali tra un po' per vedere le cose. Le sue abilità sono: puoi guardare la prima carta del tuo grimorio in qualsiasi momento, e già qui mi sembra molto molto interessante. La seconda è ancora meglio: puoi giocare terre neve e lanciare magie neve dalla cima del tuo grimorio. E qui blink blink blink, cominciamo a brilluccicarci, anche perché comunque ci permette letteralmente di avere un card draw senza avere card draw. Sì, perché noi possiamo guardarla e decidere di non giocarla, ma poi ci arriviamo a questo discorso qua. È uno scry perenne compreso di card draw opzionale. Esatto. Assolutamente comodo. E tra l'altro c'è un'altra cosa interessante: l'avversario non vede niente. No. Esatto, perché non è esposta la carta, ci sono delle carte che permettono un effetto simile, ma costringono di far vedere la carta agli avversari. Questa no, ed è molto importante. Ma andiamo con ordine, c'è ancora la terza abilità: ogni qualvolta un altro permanente abilità entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi pagare un mana verde, un mana bianco, un mana blu. Quindi noi abbiamo a che fare con una leggendaria Bant in questo caso, perché il suo effetto ovviamente estende il suo color pie dal blu iniziale. Se lo fai, metti un segnalino +1/+1 su Isola Abominevole. Ora, dicevamo, permanenti neve, tu giustamente hai citato le terre. È vero, terre neve ne abbiamo, quante ne vogliamo. Ma adesso vi facciamo vedere quanti permanenti neve attualmente sono disponibili nel formato e vi rendete conto di cosa vuol dire sta roba. Soprattutto per la seconda abilità, perché a questo punto noi di fatto abbiamo una mano praticamente infinita. Basta avere mana, basta avere possibilità di giocare terre, qui veramente possiamo fare abbastanza i buchi per terra. Sì. Ma cominciamo con le creature. Direte: vabbè, ce ne saranno 2 o 3. Io ne ho selezionate alcune, nemmeno tutte, e sono già 27. Già. E ce n'è veramente di tutti i tipi. Alcune abbastanza di flavor, carine, magari offrono delle abilità così, niente di che. Altre sono delle stop a tutti gli effetti, quindi tranquillamente le avremmo giocate magari in un mazzo con questi colori senza andarci a correre il primo caso, ma adesso con calma vedrete che ce ne sono anche altre. Quindi di fatto l'effetto del comandante, voilà, è card draw, tu dicevi card draw opzionale, ma questo è card draw vero e proprio. Esatto. Perché qui, se cominciamo a mettere 27 creature, tanto costi abbastanza variegati, c'è un po' di tutto, Sven Kotl, ci sono ad esempio questo Kraken che è un bello 8-8, giusto per giocare dei, esatto, ciccioni. Tra l'altro costa anche meno se abbiamo tante terre in campo, quindi cominciamo a spingere.
Morit, che è un grande classico degli shapeshifter. Oran Frostfang e Oran Viper. Esattamente, questi due sono carte che assolutamente valide, tra l'altro nell'ottica di fare un aggro. Esatto, è molto, carte molto interessante. Assolutamente valide, ma non abbiamo solo questo, perché abbiamo volanti che ci permettono di pescare e scartare, abbiamo carte che strizzano un po' l'occhio, effetti strani che permettono di mettere, di far diventare neve cosa non è neve, effetti di un tap, tra l'altro sia su terra che su permanenti, quindi molto interessante, e anche qui effetti di tap, effetti di vario tipo, anche quindi, dei muri grossi, anche dei muri grossi, cioè c'è imbarazzo della scelta. E ripeto, stiamo solo parlando di creature qui, direi che già la base di partenza è ottima, perché appunto qui abbiamo di fatto la possibilità di pescarle e giocarle direttamente dalla pila, e diventerà molto interessante giocare tutto quello quasi, che è quasi come avere una cittadella di Bolas in campo, ma senza la cosa forte dei punti vita. Sì, diciamo che la differenza è qua, che ci serve molto mana per fare questi giochetti, ma anche su questo possiamo lavorarci. Sì, possiamo assolutamente lavorarci. Cosa c'è di diverso rispetto a Bolas Citadel? Il fatto che io le terre le posso giocare e ho il colore perfetto per giocarle tante. Certo. Quindi non ho il drawback classico che, ah, c'è una terra, non posso giocarlo, appena fatto l'end drop, esatto, sono fermo, devo inventarmi qualcosa per manipolare la pila. Posso farlo anche qua, peraltro. Sì, ma assolutamente. Ed è molto, diciamo che qua giocare 2-3 terre a turno, come vedremo, è abbastanza agevole. Quindi questa cosa sicuramente non ci crea problemi. Ma dicevamo, creature, dici, vabbè, abbiamo 27 creature popabili. Il problema non ci sono solo le creature, perché soprattutto Kaldheim, oltre a il set di vecchia memoria, sì, ci sono anche altri permanenti, sia Era Glaciale, esatto, Alleanze e Cold Snap, che esattamente hanno la meccanica, e anche Modern Horizon 2. No, il primo, esatto, scusa, Modern Horizon. Il Modern Horizon, infatti, Arcon Astrolabe è una permanente neva che arriva da lì. E che è stata bannata ovunque, o quasi. Sì, però questa è una assoluta inclusione automatica, perché è neve, usa mana neve, mi permette di pescare quando entra, mi fixa il mana, fa tutto quello che mi serve. Ma abbiamo anche delle magie, perché Kaldheim ha aggiunto anche la tipologia magie neve all'interno. Quindi, anche qui, altri 15 permanenti, spell o quello che vogliamo, che hanno effetto neve, quindi sono tranquillamente giocabili anche queste. Quindi qui, senza andarci a inventare niente di strano, riusciamo tranquillamente a fare un mazzo tutto neve, assolutamente perfetto per l'inverno, con comunque carte parecchio interessanti come Marit Legis Lumber e Replicating Ring, che sono ottime carte per Commander, e On Thin Ice è una delle migliori rimozioni se si gioca neve. Assolutamente. Poi Search of Glory, ci sono diverse cose carine. Quindi anche qui, se vogliamo puntare a avere il mazzo pieno di permanenti neve e fare in modo che il comandante sia efficace, non abbiamo problemi. Perché? Assolutamente. Perché abbiamo un'ottima base di partenza, contrariamente a quello che uno potrebbe pensare. Ah, permanenti neve ce ne sono pochi. Ovviamente tutto questo si riverbera anche sulle terre. Assolutamente. Perché anche qui i vecchi set e i nuovi set hanno portato non solo le terre classiche, base, che in questi colori ovviamente sono tre, ma anche le dual. Eh già. Ovviamente. Sono dual un po' sfigate, però sono, certo, delle dual. A tutti gli effetti abbiamo sufficiente quantità massa critica per fare una mana base discreta. Aggiungiamoci le fetch, aggiungiamoci qualche terra utility, che poi tra l'altro ce ne sono alcune anche neve, quindi ci fa anche piacere questo effetto. Quindi abbiamo i nostri 50, 60, 70 indicativamente permanenti neve, e il nostro comandante gira che è una meraviglia, ci fa vedere la pila, ce le fa giocare, ci permette di vederle, abbiamo tutto quel che ci serve, oltre al fatto che, ricordiamolo, lui si pompa tutte le volte che ne giochiamo uno. Esatto. Questo vale solo per i permanenti, non per le magie, ma le terre, le creature, gli incantesimi, gli artefatti, tutto quello che diventa permanente qua entra e fa più uno più uno.
già lui di base non fa schifo che un 5-5, però male gonfiarlo, questo non fa, non è particolarmente evasivo, ma su questo magari ci possiamo anche lavorare, però è sicuramente una, diciamo così, parte viabile, eventualmente avere il nostro comandante grosso e picchiare e far male agli altri, oltre a quelle che sono le creature classiche. Ricordiamoci che come Terra Neve c'è anche Faceless Haven, che è una terra animabile che comunque può fare danni in più, che non è male assolutamente. Magari la cerchiamo, la così bocca... la facciamo vedere. Ah, sì, ok, andiamo piano per volta. Sì, sì, ma tanto le mettiamo qua, non è un problema. Eccola qua. Sì, sì, questa è una creatura, è una slowland aggiuntiva. Sì, ma ce ne sono veramente tante. Caldemi ha offerte veramente tante di cose carine. Quindi, se uno ha giocato magari qualche draft di questo set, si ritrova un bel po' di permanenti nevi, ha già la base di partenza su cui lavorare per avere questo tipo di permanenti in più e fare comunque la sua figura. Parlando di terre e parlando soprattutto di quelli che sono i due effetti principali che dobbiamo mettere in un mazzo commander, cioè pescare e aggiungere mana, come notate qui il verde la fa abbastanza da padrone, ma è normale. Non c'è neve qua, qui non c'è ben poco di neve, però di effetti interessanti ce ne sono veramente tantissimi. Ramp minuto per minuto. Ramp e anche pescare, perché poi alla fine quello che ci fa anche comodo non è soltanto giocare, qui è uscito fuori il Geralca Nobile, ma in realtà io cercavo questo, gli effetti diciamo così classici del neve. Qui ci vogliamo giocare più terra, come dicevamo prima, Bola Sit alla brutta abitudine di bloccarci se c'è una terra in pila, qui esatto. Non ce ne frega assolutamente nulla, qui anzi se ce ne abbiamo un in pila in più giochiamo molto volentieri, e magari aggiungiamo quegli effetti come Sword of the Animist che ci permette di sfinare il mazzo, cercare nuove terre. Tra l'altro potremmo giocare anche parecchie basiche proprio per avere permanenti neve semplici per poterli inserire senza problemi, e quindi avere tutto quello che ci serve per giocare più terre, avere magari voglio segnalare in questa lista qua che ti sei dimenticato anche Into the North. Ah, giusto, che in italiano si chiama A Nord, è certo, perché non la trova naturalmente, no. In italiano, ma pretendo troppo da Into the North, naturalmente devo scrivere tutto perché sennò lui allora. Eccola qua, era Into e naturalmente l'ho scritto attaccata, eh sì, perché ci, tra l'altro c'è come terra neve non base, quindi ci permette di andare a cercare tutte quelle carte che ci permettono di fare tante cose, tra cui anche una carta molto famosa, una terra neve molto ma quella famosa. La vediamo alla fine, non fare spoiler, perché no, le parlerò più avanti perché sono quelle cose divertenti esatto, perché poi dice vabbè, permanenti neve, siamo sempre nell'idea che insomma i permanenti neve non sono efficaci, ma quando uno ci fa poi caso si accorge che dei permanenti neve magari li usa regolarmente nei suoi mazzi, li ha e li va a cercare, quando in realtà non ci pensa proprio per niente al fatto che siano permanenti neve. Citavamo una terra grossa, ma tornando a cose grosse, neve e non neve, perché qui mi piace, visto che vogliamo giocare tanto mana e magari ci interessa sfruttarlo questo mana, ho citato alcune carte che possono essere molto carine quando uno ha tanto mana. Così ce ne sono tantissime in questi coloni in particolare, quindi qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta, ne potete veramente scegliere di tutti i tipi, visto che un tema aggiuntivo potrebbe essere quello di Landfall o Ramp a tutto tondo. È chiaro che tutto quello che interagisce con questo tipo di meccaniche, da Avenger on Zendikar e la nuova Greensleeves, esattamente, Greensleeve, Ulbrich Aurora perché è un ciccione, ci piace, ci permette di fare value ovviamente dal rimbalzare, fare cose, è una grande staple
Gingy Taxian, Coma, ce ne sono veramente tantissimi. Io ne ho scelto anche uno che è interessante perché ci protegge ed il board ed è assolutamente in flavor perché è un gigante ghiacciato, ma ripeto, qui c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Bant da questo punto di vista offre tantissimo, non c'è limite alla fantasia e ci permette di inserire slot magari non neve però molto flessibili assolutamente, per fare una build con la curva che ci piace, con gli effetti che ci piace, puntando più sull'enfall, sui ciccioni. Qui veramente ne abbiamo di che sbizzarrirci. Da questo punto di vista il comandante non ci mette vincoli, assolutamente no. Anzi, è un motore di vantaggio, punto. Cosa mettiamo nel 99 per valorizzarlo? Diciamo che è a nostro uso e consumo. È chiaro che in questo caso non ne metteremo tantissime, ma quelle che mettiamo devono rompere gli schemi. Ovviamente qui parlavamo di ciccia, ma c'è un'altra cosa molto cicciosa in questi colori, che molti, infatti io, la cosa brutta, che spesso nei tavoli da gioco non si vede, che alcuni colori vengono un po' messi da parte, perché magari non hanno il comandante carino, perché magari non ci sono le sinergie. Beh, direi che qui Bant con questo Isu ha una bella spinta, perché poi di carte, esatto, perché poi di carte valide ormai tra vecchie e nuove ce n'è un botto. Un po' perché c'è Simic, che noi come ben sappiamo da giocatore di EDH è il color pie per le cose grosse e potenti, ma qui il bianco si aggiunge, ci mette del suo e ci permette di fare tutta una serie di trick che in qualche modo ci danno una mano a tutorare, fare ulteriore vantaggio, rompere le scatole di avversari, guadagnare vite, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Qui di nuovo spazio alla fantasia. Oltretutto qua alcune carte saranno ristampate a breve in Dominaria Remastered, e quindi saranno magari anche più facili, più accessibili a voi per poterle recuperare, ma direi che qui abbiamo toccato la punta dell'iceberg anche in questo caso. Qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Cosa è interessante è la curva, perché qui abbiamo un comandante che comunque costa il giusto, ci costa 5, non è un comandante agevole, quindi è bene magari avere nella curva tante cose che costano poco, che fanno value e che ci permettono di fare entrare comunque il nostro comandante già con un certo motore attivo. Anche perché lui lavora, ma appena entra non fa nulla, ci permette di vedere la pila, quello sì, perché lui non ha un trigger che parte quando, in qualsiasi entra, momento posso guardarla quando entra o nel turno in cui entra ci permette, è un motore. Il nostro comandante è un motore, quindi quando entra dobbiamo già avere comunque una parte del nostro motore attivo e lui arriva e lo migliora. Esattamente, quindi la finalità di questo comandante sono le prime due abilità sfruttabili al massimo, il resto viene da sé. Ed è per questo che questo comandante, secondo me, nei colori Bant offre quello che è da un po' che si sperava di avere e che non arrivava, perché purtroppo negli ultimi anni sono stati valorizzati molti colori Esper, altri colori, altre combinazioni. Questo ha sempre sofferto un po' di novità, di mancanza di novità. Questo che è arrivato un po' in sordina, a mio avviso, col giusto setup, potrebbe veramente aprirci le porte. Ovviamente, quando giochiamo il nostro comandante, visto che alla fine il nostro mazzo ruoterà attorno al fatto che lui fa tanti danni perché si potenzia, dobbiamo comunque un minimo poterlo difendere, giusto? Assolutamente, ed è per questo che qui ho inserito un purpurì anche in questo caso di protezioni e interazioni a tutto tondo, perché i colori ci sono, tra l'altro non è che ci manca niente. Noi abbiamo il bianco, abbiamo il bianco, abbiamo il blu per proteggere, per rispondere, per rompere, abbiamo il verde per, di nuovo anche qui per proteggere, ci manca veramente niente. E questo è il bello di Bant, non è un brutto color pie, assolutamente, è un ottimo color pie. Il problema è che finora c'è poca scelta tra i comandanti. C'è,
diciamo che i comandanti hanno delle finalizzazioni che magari non sfruttano a pieno questo color pie. Questo a differenza degli altri dice semplicemente una cosa: faccio value, entro e ti permetto di pescare e di giocare più terre se setappo bene tutto il sistema, quindi il resto viene da sé. È chiaro che puntando sui permanenti, perché permanenti neve sono terre ma anche altri permanenti, è chiaro che dobbiamo proteggere il bordo. Ah, per è questo. Quindi prediligete carte, e qui ce ne sono soltanto alcune, che vi permettono di interagire, di proteggere il vostro board. Più che vero control, io vedrei interazione, quasi un mazzo tempo come approccio, cioè temporeggio, aspetto di avere le mie risorse in mano, faccio in modo di fare un po' di value, entra il comandante e giro la chiave, spingo e comincio a fare il più value possibile per trovare delle chiusure, trovare qualche meccanismo. Nel frattempo interagisco con gli avversari quanto basta per tenerli fermi e per proteggere il mio board. Qui, anche in questo caso, solo alcune delle possibilità, perché qui abbiamo veramente, io ho fatto una variabilità, c'è cioè una variabilità massima in questo caso, dai counter alle rimozioni, alle vratte, alle protezioni, c'è veramente di tutto. È chiaro che qui sta un po' a noi, al set di carte che abbiamo a disposizione, qui veramente ampio spazio alla fantasia. E oltretutto, come accennavo prima, abbiamo anche un buon parco potenziale di tutori, perché ricordiamoci, abbiamo il verde, abbiamo il blu, abbiamo il bianco, quindi a seconda di cosa ci parlavamo prima della possibilità di fare una versione un po' più Voltron, il bianco ci offre tutti i tutori per gli equipaggiamenti, per le aure. Il verde per le aure, il verde ci permette di avere quello, tutto quello che riguarda le creature. È chiaro che qui di nuovo neve è un pretesto, certo. Poi il resto lo possiamo limare e infarcire sulla base di quello che ci piace di più e ci permette di avere un mazzo resiliente quanto basta per fare il nostro mestiere. E parlando di resilienza, perché poi questa è una cosa che io cito quando, visto che il bianco è sempre la cenerentola dei colori, è di nuovo arrivato il momento della sezione che io non approvo. E ovviamente io l'ho fatta piccola questa volta, proprio perché sapendo che tu non ami molto questa cosa, ma io per dovere di cronaca la cito, perché certo, in questo caso non c'è sinergia col comandante, zero. È un di più che vogliamo o non vogliamo aggiungere sulla base di quello che ci permette di fare il comandante, cioè di guardare la pila e di eventualmente giocare la carta se neve. In questo caso non abbiamo permanenti neve che hanno questi effetti, quindi va valutata questa scelta. È chiaro che diventa molto importante capire il power level del tavolo, che carte inserire. Qui ne ho scelte alcune perché vanno ad esempio a puntare su permanenti che noi o non giochiamo o ci permettono di giocare un po' più in sicurezza se il tavolo è molto rapido, perché appunto abbiamo un comandante a 5, noi dobbiamo fare un po' di setup, quindi può essere interessante avere qualche cosa per frenare gli avversari. Ripeto, è assolutamente opinabile, dipende molto dal power level del tavolo. Forse io veramente mi limiterei a 2-3 pezzi chiave se mi aspetto molta aggressività, molte spell, gente che gioca ad esempio su base storm, diciamo, se ci sono delle criticità panico. Esattamente, anche qui sfruttiamo tutta la componente tutori per dare consistenza a queste tech, che ha senso di inserire a ragion veduta, ma non è il piano principale. Il comandante qui non ci dà dei vincoli, non stiamo parlando di lock a tutti i costi degli avversari, non ci interessa, perché alla fine il nostro gioco di costruzione. Esatto, alla fine con alcune spell riusciamo addirittura a metterci i bastoni tra le ruote. Esatto, quindi bisogna un po' capire dove vogliamo andare a parare. Io lo vedo molto per contesti estremamente elevati come power level, dove ovviamente non abbiamo i classici colori Grixis che vanno per la maggiore in competitivo, e quindi il cosiddetto turbo ad nauseam o le turbo combo da turno 2,
È chiaro che con questo comandante non andiamo in questa direzione. Assolutamente. Ma se vogliamo essere un po' più vicini a un power level elevato, magari qualche pezzo strategico lo inseriamo, indipendentemente se è un permanente neve o neve. Oh, parlando di tech invece, e di, come posso dire, la ciccia, tu citavi un altro permanente neve importante. Esatto, proprio lui. Dark Depths non l'abbiamo citato finora, ma è ovvio che qui ci entra proprio di diritto. Sì. Chiaramente Combat, Stage, le varie tech che ci permettono di rendere più veloce la sua combo. Io qui ho citato un po' di effetti che pompano il comandante. Sì, che è giustissimo, anche perché alla fine il nostro comandante sarà il nostro modo per vincere, perché non faremo tanto danno con le altre creature quanto più danno proprio con il nostro comandante. Direi che la strategia più comoda per valorizzarlo è lui, l'effetto che fa di pomparsi e tutto quanto. Potremmo anche lasciare abbastanza in sordina eventuali equipaggiamenti, perché si gonfia già da solo, basta giocare le permanenti neve e alla fine forse risparmiamo anche qualche slot. Io qui ho aggiunto qualcosa per rendere più efficaci i rope alti, certo, Show and Tell, Quicksilver Amulet, qualcosa per scolpirci la pila. Assolutamente, perché comunque se per caso abbiamo già fatto tutti i nostri land drop, non vogliamo una terra in cima al mazzo, possiamo spostarla, fare scry. Questo sicuramente potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta di un contesto dove vogliamo valorizzare al massimo il comandante. Di nuovo qualche top spell per fare per rompere le scatole agli avversari, per prendere tempo. Di Ozolith, perché ci visto serve che avere i segnalini più uno più uno, diciamo, salvati nel caso di rimozioni. Qui non c'è un tema più uno segnalini, proprio perché i permanenti neve non hanno, parlo di creature in particolare, questo tipo di tema. Però anche qui, il nostro vista comandante la flessibilità, comunque ne accumula. Esattamente, vista la modalità con cui il comandante lavora, The Ozolith può essere interessante, potrebbe essere interessante qualcosa che li raddoppia qua e là, qualche effettino qua e là da inserire, perché no? Ripeto, dipende molto come vogliamo pensare di chiudere. Se il comandante vogliamo sfruttarlo come via principale, è chiaro che tutti questi oggetti di contorno possono essere molto interessanti. Qui ho citato un altro pezzo che fa scry automatico, è costoso, ma è per dirvi che possiamo veramente spaziare su molte cose che ci danno modo di entrare in quest'ottica. È chiaro che qui c'è di nuovo ampio spazio e libertà di azione, perché non abbiamo freni, no. Qui di carte veramente le possiamo mettere quante ne vogliamo, ed è un bene. Assolutamente. Io sì, amo molto i comandanti flessibili che non hanno per forza di cose un vincolo per il nostro deck building, proprio perché ci permettono l'ampia libertà di manovra al di là di quello che potrebbe essere il tema neve che abbiamo discusso finora. Se non ci sono altre considerazioni, direi che abbiamo fatto una discreta e completa carrellata per questo ISU, che magari è passato inosservato di più e che secondo me, per chi ama i colori band, potrebbe essere molto interessante da prendere in considerazione, anche perché uno dei pochi comandanti neve che ci sono in giro, e penso attualmente sia il migliore comandante neve. Sì. C'è Narfi, c'è qualcosa che lavora su questo tema, ma questo non è così sinergico. Esattamente, questo non è così sinergico con i permanenti neve come Isu, veramente una spanna sopra tutti gli altri. Sì. Bene, direi che questo è tutto per il momento. Ringrazio Demetrio come sempre per la disponibilità di seguirmi in questa carrellata a tutto tondo sulle DH e su una leggendaria in particolare. Io come sempre ringrazio voi per darmi la possibilità di entrare in questo piccolo spazio del vostro canale. Piccolo spazio pubblicità. Ci si rivede presto qui sul nostro canale per parlare di DH e non solo, e io vi saluto come sempre chiedendovi supporto, magari con un mi piace, con un click, con qualche commento per questo video e per tutte le nostre produzioni, e ci si rivede alla prossima. Grazie ancora.